Ciao Pep, Thomas Villa di Rai Sport. Noi ti abbiamo visto giocare in Italia, sappiamo del tuo legame con Carlo Mazzone, con Roberto Baggio. Sei considerato in Italia l'allenatore più bravo del mondo, l'ha detto anche Inzaghi in questi giorni. Ti chiedo che cosa rappresenta nella tua carriera straordinaria questa vittoria, visto che tu sei abituato a vincere, ma insomma il City non aveva mai vinto. E poi se ci dici qualcosa in italiano, che mi ha sentito prima sull'Inter, su Inzaghi, insomma come hai visto questa squadra. So, prima di tutto so anche questo che Roberto Baggio era qui con Gianni Infantino e mi fa tantissimo piacere. Roberto Baggio è venuto a Roma, a Wembley, quando aveva vinto con la Coppa Campione, quindi mi porta tantissima fortuna. Quindi la prossima volta mi auguro che mi accompagni ancora. Io non mi considero niente, ni questo ni quello, vi lo lascio a voi, ni adesso sono speciale, ni quando non vinciamo tutto è fallimento. Questo, il termometro è quello che dobbiamo muoverci, e il calcio italiano ha dimostrato con tre squadre in tutte le finali di questa competizione, e l'Inter lo sapevo. Questo va bene, che diremo favoriti, perché poi gli italiani vi piace mettere la pressione all'altro, dare the underdogs is good, però sono fortissimi in tutti i reparti, nella uscita di palla con Onana, quando giocano lungo con Lautaro, Dzeko, o of course, con Lukaku, inserimenti con le gambe, con Dumfries e Di Marco, After Gosens, come ben si muovono. Creando spazio ad attaccanti, Barella con i suoi inserimenti e Çalhanoğlu la qualità anche con i calci piazzati. Hanno tutto, tutto, tutto per essere nella finale Champions League e non hanno fatto quello. Quindi adesso devono stare tristi, normale, come abbiamo stato noi 2 anni fa, ma questo va avanti. Se continuano così ci proveranno l'anno prossimo. Complimenti perché mi è sembrato la squadra che mi immaginavo. Quindi niente, niente altro. Grazie.